Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi in questo video parleremo di alieni, ma a differenza delle altre volte non ci dovremo spostare di galassia in galassia perché la razza extraterrestre di cui oggi parleremo si trova proprio qui, sì, proprio qui tra di noi, proprio qui sul nostro pianeta. Oggi infatti vi parlerò degli Apuniani. Probabilmente la maggior parte di voi non avrà mai sentito parlare degli Apuniani, perché questa non è una tematica che viene affrontata nei vari programmi televisivi. Solitamente sentiamo sempre parlare di grigi, rettiliani, arturiani, insomma loro. Ma gli Apuniani ne avevate mai sentito parlare? Probabilmente i patiti di ufologia come me sicuramente ne avranno sentito parlare. Ma gli altri secondo me no. Quindi, se non sapete chi sono gli Apuniani, oggi siete proprio nel posto giusto. E io direi di non perderci in chiacchiere e di cominciare subito con il nostro video. Allora, innanzitutto quello che dovete sapere è che gli Apuniani vengono anche chiamati Apu. Apu è proprio il pianeta, il loro pianeta d'origine, infatti il loro nome deriva da Apu, che è il loro pianeta d'origine. Secondo gli Indios del Perù, questa specie extraterrestre sarebbe suddivisa in colonie e si nasconderebbe tra le montagne del Perù. Migliaia di anni fa, i loro antenati visitarono la Terra e decisero di insediarsi in Perù, Cile, Messico e Cina. Gli Apuniani, come vi dicevo poc'anzi, proverrebbero da un pianeta chiamato Apu, che sarebbe il loro pianeta d'origine, mentre altri provengono anche da un pianeta chiamato Itibirra, che si troverebbe nel sistema di Andromeda. Secondo alcune persone, come per esempio turisti o anche abitanti del luogo che hanno avuto proprio un contatto diretto con questi extraterrestri, sarebbero stati proprio loro i creatori delle famosissime linee di Nazca. E se siete interessati a questo argomento, fatemelo sapere perché io riguardante le linee di Nazca ho tantissimi articoli. E oltre ad essere i creatori delle linee di Nazca, sarebbero stati anche i creatori di quelle che per noi oggi sono le rovine di Cuzco e Machu Picchu. Infatti, secondo alcuni, le loro origini andrebbero proprio ricercate in questi siti. I primi Apuniani, quando arrivarono sulla Terra, rimasero qui per un brevissimo periodo di tempo, perché poi successivamente furono costretti ad andare via a causa di problemi respiratori. Infatti, sulla Terra avevano contratto una strana malattia respiratoria che impediva loro di rimanere qui e quindi proprio per questo motivo abbandonarono il nostro pianeta. Successivamente però ritornarono, riuscendo questa volta ad adattarsi alle condizioni del nostro pianeta. Nessuno sa con certezza da quanto tempo siano ritornati. Alcuni parlano di decine di anni, altri parlano invece di migliaia di anni. Come vi dicevo all'inizio del video, loro vivrebbero in un luogo segreto tra le montagne del Perù. Gli Apuniani, tra l'altro, sono una razza extraterrestre che si mostra agli umani molto più di altre razze che comunque continuano, hanno visitato il nostro pianeta e continuano a visitare il nostro pianeta. Perché se voi ci pensate, le testimonianze di avvistamenti, per esempio riguardanti i grigi, i rettiliani, soprattutto i grigi, che sono poi coloro che vengono in un certo senso addestrati, così si dice, per rapire le persone. Comunque gli avvistamenti di questi grigi, che poi tra l'altro ci sono vari tipi di grigi, non c'è soltanto la tipologia grigio, ci sono tanti tipi di grigi. E quindi le testimonianze sono soprattutto riguardanti questa specie di alieni, però riguardanti gli Apuniani non ne sento mai parlare e non so perché, dato che ci sono tantissimi testimoni, tantissimi turisti che vanno in Perù ogni anno e dicono di
vedere, alcuni dicono proprio di aver visto questa civiltà aliena e addirittura di averci comunicato. Come vedremo tra un po', perché voglio raccontarvi la testimonianza, forse la più importante, di questo incontro tra questi alieni e una persona che conosceremo tra un pochino. Comunque questi Apuniani si mostrerebbero alla gente e tra l'altro, cosa molto importante, non sono qui con cattive intenzioni, non sono arrivati qui sul nostro pianeta per fare del male, ma anzi, al contrario, sono qui sul nostro pianeta per aiutare le persone, soprattutto quelle povere, e gli ammalati. Infatti, loro dovete sapere che avrebbero il potere di guarire alcuni da determinate malattie. Non tutte, però, avrebbero questo potere di guarire gli ammalati da alcune malattie e poi aiuterebbero anche gli animali. Due famosissimi ufologi dell'Arizona che visitano il Perù abitualmente, Jerry e Katie Wills, sono riusciti proprio a mettersi in contatto con gli Apuniani. Addirittura nel loro incontro gli Apuniani li avrebbero condotti su una loro astronave e avrebbero fatto vedere loro delle rovine qui sul nostro pianeta, rovine sempre riguardanti la loro civiltà, che ancora non sono neppure state scoperte. I due ufologi sono stati molte volte intervistati e ci dicono che gli Apuniani li possiamo anche incontrare, li potremmo anche incontrare sulle rive del lago Titicaca. Inoltre aggiungono che questa razza aliena proverrebbe dalla costellazione delle Pleiadi. E inoltre dicono anche che avrebbero a quanto pare una base sotterranea in Perù. Molti turisti, a parte Jerry e Katie Wills, che sono due ufologi, quindi si occupano proprio di questo, però a parte loro ci sono tantissimi turisti che proprio dichiarano di aver incontrato gli Apuniani, di aver incontrato questa razza extraterrestre. Tra l'altro, lì nelle vicinanze c'è proprio uno sciamano che sarebbe in grado di condurre i turisti proprio all'entrata della grotta in cui si potrebbero incontrare, in cui si potrebbe incontrare proprio uno di loro, uno degli Apuniani. Quindi, se magari tra i turisti c'è qualche persona che ha bisogno di aiuto immediato o comunque ha bisogno di aiuto riguardo una malattia che si porta avanti da tempo, grave malattia, gli Apuniani, si dice, proprio la gente del Perù è convinta, sa per certo che loro esistono e convivono con loro, se qualcuno è ammalato, gli Apuniani lo possono aiutare. Quindi questo sciamano conduce questi turisti all'entrata di questa grotta in cui si potrebbe incontrare proprio uno di questi extraterrestri, perché terrestri non sono di certo. Oltre ad avere il potere di guarire le persone da gravi malattie, avrebbero anche il potere di trasmettere una forma di immortalità. E proprio lo sciamano racconta che proprio questo è accaduto ad una donna europea di nome Ivanka. Lei aveva in pratica bisogno di aiuto e loro l'hanno presa praticamente l'hanno presa, lei ha cominciato a vivere con loro e tra l'altro hanno trasmesso a questa donna europea di nome Ivanka questa forma di immortalità. Infatti lo sciamano racconta che questa donna è con loro ormai da più di un secolo, però conserva le sembianze di una giovane donna di 20 anni. Quindi ha più di un secolo, però sembra essere una giovane donna di 20 anni. Ovviamente questo trattamento non può essere riservato a tutti, ma solo ad alcuni. Infatti possiamo dire che in un certo senso potete ricevere le grazie degli Apuniani rinunciando ad alcune cose che vedremo più avanti. Comunque, alcuni ufologi sostengono che la storia degli Apuniani sia più che altro fantasia, mito, però sono davvero tante, troppe le testimonianze di persone che effettivamente questi Apuniani li hanno visti, li hanno incontrati. E adesso voglio parlarvi proprio di una di queste persone. Forse la prima persona che ha confermato la reale esistenza di questa razza extraterrestre qui sul nostro pianeta. Sto parlando di Vlado Kapetanovic. Studioso, ingegnere peruviano di origine jugoslava. Vlado Kapetanovic, conosciuto con il nome di Vitko Novi.
Vlado, dovete sapere che ha avuto più di un incontro con questi esseri, infatti ci ha scritto anche dei libri. Allora, io questi libri li devo assolutissimamente comprare, io vi dico, io li comprerò. Quindi, se siete anche voi interessati ad acquistare questi libri, io vi dico che li ho trovati su Amazon. Io mi rivolgo soprattutto in questo caso a coloro che hanno proprio la passione per l'ufologia. Io ho trovato i libri di Vlado Capetanovic su Amazon e non costano più di 15 euro, anzi sotto i 15 euro costano. Sono soprattutto due libri di cui vi metterò adesso le foto. Inoltre, sotto nell'info box, oltre al mio profilo social, potrete trovare i link che vi porteranno proprio direttamente alla pagina Amazon in cui poi voi se volete, acquistare uno dei libri o magari anche entrambi i libri di Vlado Capetanovic. Allora, io li acquisterò, poi ho tra l'altro visto che i prezzi non sono esagerati, costano entrambi meno di 15 euro, quindi voglio dire, una spesa che per coloro che amano la lettura e soprattutto l'ufologia, secondo me è da fare. Perché secondo me quando si parla di determinati argomenti bisogna sentire tante campane per cercare di farsi poi un'idea generale. Poi, dato che a me comunque la civiltà, cioè il Perù mi affascina tantissimo, vorrei andare a visitare Machu Picchu come non so cosa, mi interessa proprio leggere i libri di questo Vlado. Quindi vi lascerò i link che vi porteranno direttamente alla pagina Amazon se siete interessati all'acquisto e poi vi lascerò alcuni link riguardanti proprio delle interviste che sono state fatte allo stesso Vlado. Quindi in questi video di YouTube vedrete proprio Vlado parlare. Se capite lo spagnolo meglio ancora. Io non lo parlo, però un pochetto lo capisco. E quindi vi metterò tutto quanto nell'info box e poi magari andatevi a spulciare. Se volete i vari link, altrimenti vedete voi. Comunque, come vi dicevo poc'anzi, Vlado ha incontrato gli Apuniani parecchie volte nella sua vita. Ovviamente io in questo video non vi racconterò di tutte le volte in cui lui ha incontrato questi individui extraterrestri. Ci soffermeremo soprattutto sul suo primo incontro con questi individui. Lui, in un'intervista, in tante interviste potremmo dire, ha confermato innanzitutto la loro esistenza, dicendo che effettivamente loro provengono realmente da un pianeta chiamato Apu, che non fa parte della nostra galassia e che addirittura sarebbe distante milioni di anni luce. Questo particolare, molto importante, rilevante, ci fa capire allo stesso tempo che si sta parlando di individui extraterrestri tecnologicamente molto avanzati, perché raggiungere posti, comunque luoghi, pianeti così lontani, a noi, almeno per quanto ci riguarda, per noi è ancora una cosa impossibile. Quindi si parla comunque di extraterrestri molto molto avanzati dal punto di vista tecnologico e non solo, come vedremo tra un po'. Inoltre, Vlado, in una delle sue interviste, ci dice che loro somigliano a noi dal punto di vista fisico, però sono meglio proporzionati. Hanno anche la capacità di scegliere, in un certo senso, l'abito, nel senso di scegliere come volersi mostrare fisicamente. Quindi ci sono alcuni Apuniani che superano i 2 metri e invece altri che sono alti soltanto 1,50 m. Il primo incontro tra Vlado e gli Apuniani avvenne nel 1960. Vlado all'epoca lavorava in una centrale elettrica in Perù. Una notte, mentre era al lavoro, l'illuminazione si spense in tutto l'edificio senza nessun motivo. A quel punto decise di uscire per dare una controllata. Appena uscì, notò, percepì, vide una luce talmente forte che sembrava essere in pieno giorno, non sembrava notte, sembrava giorno. E vide anche che questa strana luce, e molto forte tra l'altro, proveniva da un disco. Il responsabile della sicurezza, quando vide Vlado, gli suggerì di non avvicinarsi. Vlado non riusciva a seguire. Però lui continuò, il responsabile della sicurezza continuò e gli disse che quelli erano esseri buoni. Erano esseri che guarivano le persone e aiutavano anche magari le persone povere, le persone comunque bisognose.
Vlado invece, colto di sorpresa, uscendo dall'edificio, vedendosi sta luce abbagliante, inizialmente pensò che si potesse trattare dell'esercito, ma il responsabile della sicurezza rispose con testuali parole: "No, sono i nostri amici del pianeta Apu." Vlado, sentendo quelle parole, mettetemi un po' nei suoi panni, pensò che il responsabile della sicurezza se ne fosse scolata più di una, no? Bottiglie di qualcosa. Pensò che fosse ubriaco, però così non era. Quindi, ignorando le parole del responsabile della sicurezza, si avvicinò a quell'oggetto perché effettivamente voleva controllare, voleva cercare di capire cosa stava succedendo. Più si avvicinava e più capiva che quella luce proveniva da un oggetto tipo discoidale a forma di lenticchia che era sospeso in aria a pochi centimetri dal suolo. La luce che questo oggetto emetteva era sì forte, però comunque sopportabile e anche piacevole, così la descrive Vlado in una delle sue interviste. Vicino a quell'oggetto notò subito due persone. Sì, perché inizialmente sembravano individui della nostra razza, di razza bianca soprattutto. Erano giovani e sorridenti e indossavano delle strane tute, però comunque gli apuniani, come dicevamo prima, precedentemente, hanno anche il potere di mostrarsi come vogliono ai nostri occhi. Un po', non so se vi ricordate l'intervista alla Certa, che tra l'altro tra un po' uscirà anche l'altro episodio della serie, però anche i rettiliani, anche la Certa ci raccontava che appunto la loro razza ha questo potere di mostrarsi ai nostri occhi come vogliono e quindi non con le loro vere sembianze. Quando queste due persone, perché non si tratta di persone, si tratta di individui extraterrestri, lo videro, addirittura lo salutarono in serbo, che era la sua lingua. Questo è un fatto molto strano. Come facevano loro, cioè, senza mai averlo visto, senza mai averlo conosciuto, come facevano a sapere che la sua lingua era il serbo? Come potevano saperlo? E qui questo altro particolare ci fa capire, come poi vedremo, perché lo stesso Vlado ce lo dirà, lo confermerà, che questi esseri, oltre ad essere molto, molto, ma molto avanzati dal punto di vista tecnologico, lo sono allo stesso modo anche dal punto di vista mentale. Loro riescono in un certo senso, è difficile da spiegare perché è un qualcosa che non appartiene alla nostra dimensione, però loro riuscirebbero a conoscere già la persona dal punto di vista telepatico. Loro ascolterebbero, riuscirebbero ad ascoltare i nostri pensieri, quello che pensiamo, quello che vogliamo, da dove proveniamo, soltanto con l'uso della mente. Quindi una sensibilità molto molto spiccata, molto allenata, tipica anche di altre forme extraterrestri, perché ci sono anche altri alieni che si dice nei vari racconti comunicano con il soggetto per vie telepatiche. Il loro saluto però non bastò a convincere Vlado della loro origine extraterrestre. Quindi cercò di avvicinarsi ancora un pochino per cercare di capire, di chiedere il motivo di quel guasto, dov'era il problema? Gli fu data questa risposta: "Amico caro, siamo venuti qui dallo spazio e quando passiamo per questa galassia visitiamo sempre la Terra fraternamente. Noi non siamo venuti sulla Terra per nuocere o chi che sia, ma per aiutare i nostri fratelli terrestri, perché viviamo solo per soccorrere gli altri." Dopo aver detto queste parole, il mezzo si alzò e scomparve nel giro di pochi secondi, cioè proprio all'istante scomparve questo loro mezzo, questo loro disco. Quando il loro velivolo sparì immediatamente dalla vista di Vlado, poi successivamente ci saranno altri incontri tra Vlado e gli Apuniani. Poi, se voi volete un altro video in cui vi racconto magari gli altri incontri tra Vlado e gli Apuniani, fatemelo sapere, però dirveli, raccontarveli ora in questo video sarebbe troppo, perché già vedo che sono quasi a 30 minuti. Poi con i vari tagli non so se saranno effettivamente 30 minuti, però già mi sto comunque dilungando. Gli Apuniani addirittura conoscerebbero un metodo che sarebbe in grado di allungare la vita dell'essere umano di secoli, proprio come è accaduto alla donna europea di cui vi parlavo prima, donna che è ormai con loro da un secolo, però secondo lo sciamano che dice di averla vista, avrebbe ancora
conserverebbe ancora, possiamo dire, le sembianze di una giovane donna di 20 anni. Però per ricevere questo trattamento dagli Apuniani bisogna allo stesso tempo saper rinunciare a qualcosa, e in questo caso bisogna rinunciare alla propria vita, perché le persone che vogliono rimanere lì con gli Apuniani devono essere innanzitutto disposte ad aiutarli a vivere con loro. E soprattutto coloro che decidono di rimanere devono abbandonare ogni idea di male, ogni pensiero malevolo e dedicarsi soltanto ad aiutare le altre persone a fare del bene. Soltanto così si può rimanere appunto tra gli Apuniani. Loro si spostano nell'universo per lunghe distanze utilizzando piccoli velivoli, velivoli che sono dotati di ali, e proprio queste ali permettono loro di raggiungere altissime velocità. Gli Indios chiamano questi velivoli Los Vientos, proprio perché i venti significa, proprio perché arrivano e vanno via come il vento, senza che la gente se ne accorga. Le loro capacità psichiche, come vi dicevo prima, sono molto, molto più avanzate rispetto a quelle umane e riuscirebbero ad influenzare i neuroni del nostro cervello fino a percepire i nostri pensieri o comunque farci vedere la loro immagine come loro vogliono che sia, proprio come nel caso di Lacerta e dei rettiliani. Loro ci fanno vedere quello che vogliono farci vedere loro, e in un certo senso qui potremmo di nuovo introdurre il discorso della manipolazione mentale, perché comunque, se voi ci pensate, cioè, tipo, non so, io sto guardando questo paio di occhiali per dirvi, ho questa matita colorata, però in realtà non sto guardando questi occhiali e non sto guardando questa matita colorata. E questo è un esempio, diciamo, sciocco. Pensate un po', camminiamo per strada, vediamo quella persona, ci sembra una persona normalissima, in realtà non lo è, magari in realtà è un extraterrestre, qualcuno. Cioè, potrebbe essere, potrebbe essere. E questo appartiene a molte razze, questa manipolazione, il fatto che riescono a manipolarci dal punto di vista mentale, è una cosa che a me spaventa tantissimo. E l'abbiamo anche trovata appunto quando abbiamo parlato di Lacerta e della razza rettiliana. Quindi, questo è quello che io avevo da dirvi in merito a questa razza extraterrestre che sarebbe proprio qui sul nostro pianeta, nascosta tra le montagne del Perù. Mamma mia, questa immagine mi fa venire proprio mi illumina. Sarebbe veramente bellissimo andare in Perù, un viaggio, magari fare un viaggio in Perù e incontrare uno di questi individui. Sarebbe troppo bello. Comunque, adesso chiedo a voi cosa ne pensate degli Apuniani. Ne avevate mai sentito parlare? Per me è davvero bellissimo sapere. Comunque immaginare questa razza extraterrestre che è qui sul nostro pianeta per fare del bene. Quindi almeno per una volta parliamo di alieni pacifici e non distruttivi o comunque alieni con cattive intenzioni. Io vi ringrazio per essere stati qui con me, fatemi sapere quello che pensate, fatemi sapere anche se avete oppure no gradito questo video e io vi do appuntamento alla prossima.